Ciao a tutti, io sono Ilenia, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi una recensione che va oltre un po' le mie righe, la mia comfort zone, perché è un tipo di libro che io leggo poco in realtà, e meno male, ma adesso vi spiegherò i motivi. C'è un motivo un po' più personale, un motivo un po' più oggettivo, ma sempre, diciamo, per come la vedo io. Allora, il libro in questione è I colori di una vita, figlia di Dakar, di questa autrice senegalese di cui non so pronunciare assolutamente il nome, che è un romanzo autobiografico che appunto l'autrice ha deciso di scrivere proprio per raccontarsi, per raccontare la sua vita a Dakar prima di trasferirsi in Francia con il marito. Lei è nata nel 1941 a Dakar. E ci racconta appunto che ha perso la madre quando lei aveva 1 anno e mezzo, è cresciuta con il padre e con la nonna e con i suoi fratelli, sorelle, cugini un po' allargati, dato che la tradizione permette all'uomo di avere più mogli. Anche il nonno aveva 2 mogli, il padre ne aveva 3 oltre la madre. Quindi diciamo che questa famiglia è un po' allargata. L'autrice, la protagonista di questo libro, è diciamo quella un po' più che studia, che vorrebbe una vita migliore, vorrebbe non andare via, perché prima di andare in Francia non aveva mai pensato di voler andare via dal suo paese, ma comunque una vita che agevolasse la sua famiglia per stare bene, non che loro non stessero bene, però capite bene che viveva a Dakar negli anni, diciamo, dal 41 in poi, diciamo, gli anni 50, 60 e oltre, fino alla sua morte nel 1982, che però lei è morta in Francia poi. Allora, perché non è il mio genere di libro? Allora, prima di tutto ho dato questo libro 3 stelle su 5 perché partiamo dai lati positivi, ecco, facciamo un passo indietro. Allora, io ho apprezzato tantissimo il coraggio che ha avuto l'autrice a raccontare la sua storia in questa autobiografia di 140 pagine circa. C'è anche un glossario dietro, alla fine. Comunque, vabbè, volevo solamente dire che apprezzo tanto che l'autrice abbia voluto raccontarsi, raccontare la sua storia. In particolare, in questo libro l'autrice ha deciso di raccontarsi non solo nella sua storia oggettiva di ciò che ha fatto e ciò che non ha fatto, ma nei suoi dolori e nelle sue gioie, nei suoi sentimenti, perché non sempre la vita ci dà gioie, ci mostra opportunità, ma anche degli ostacoli. Lei li ha affrontati, certo, con molto dolore. Non è stato solo un ostacolo della sua vita, non solo per quanto riguarda la sua famiglia, ma anche le sue opportunità di fare cose. Poi, ovviamente, la vita l'ha ripagata, le ha dato un marito, ha incontrato suo marito, è poi rimasta incinta, ha avuto poi un'opportunità di andare in Francia con il marito, di farsi una bella vita, però dall'altro lato ha dovuto lasciare la sua famiglia a Dakar, le sue sorelle, i suoi fratelli, i cugini, zii, la nonna, il padre. Ha dovuto lasciare tutto e cercando di sfruttare questa opportunità di andare in Francia, e io ho ammirato tantissimo appunto questo suo coraggio di andare via, di cercare nuove speranze. E apprezzo anche il fatto che lei abbia scritto questo libro in francese, perché la lingua originale di questo libro è in francese, nonostante lei non sia francese, cioè nonostante non sia il francese la sua lingua madre. E infatti lei stessa dice nel libro che non sempre è stato facile scrivere questo libro, proprio perché lo stava scrivendo in una lingua che non è sua, che ha dovuto imparare poi una volta arrivata in Francia, quindi era già sposata, era già incinta, comunque era abbastanza adulta nonostante si sia sposata molto presto, però comunque era una ragazza, comunque non era più una bambina che apprendeva tanto e più facilmente. Però, dicevo prima, perché non apprezzo tanto questi libri? Allora, prima di tutto perché mi mettono una tristezza infinita, perché capisco le difficoltà che hanno, le vere difficoltà che hanno in Africa nel vivere, nel sopravvivere, e quindi un po' mi dispiace leggere queste storie.
Cerco sempre di non ignorarle, di leggere questi libri, infatti tutti i libri che ho di questo genere che raccontano la vita in Africa li ho comprati dai ragazzi che li vendono per strada, i WooCompra, non so come si chiamano nelle vostre parti, comunque in Abruzzo si chiamano i WooCompra, so che anche in altre parti si chiamano così. Comunque, io ho sempre comprato questi libri da loro perché comunque capisco, non capisco perfettamente perché non lo vivo. Per fortuna non lo vivo e non lo posso capire appieno, però mi rendo conto che per loro è difficile scapparvi dal loro paese, andare via e dover imparare una lingua nuova e comunque cercare di crearsi una migliore, una nuova, appunto una migliore. E quindi cerco sempre di comprarle a 5-6 euro questi libri alla fine e dare qualcosa a loro, però dall'altra parte mi rendo conto che tutti questi libri, a parte che sono quasi tutti autobiografici, quelli che ho letto io sono tutti autobiografici, comunque raccontano storie verosimili, nonostante siano tutte storie differenti, di protagonisti differenti, storie differenti, tradizioni differenti, perché non tutti i protagonisti di questi libri sono dello stesso paese in Africa. Quindi magari lei è per esempio senegalese. Ho letto un altro libro, adesso non ricordo bene dove viveva il protagonista, però non era senegalese, quindi mi ricordo comunque che era comunque sempre Nord Africa, credo Eritrea, qualcosa del genere. E quindi diciamo che sono tradizioni diverse, come succede anche in Europa. Per fare un esempio, l'Italia, la Francia, Germania hanno comunque delle tradizioni diverse, quindi anche nei paesi africani ci sono tradizioni diverse. È anche interessante sapere quali sono le tradizioni dei paesi africani che ci sono. Però dall'altro lato mi rendo conto che la vita in Africa è sempre uguale, cioè non mi piace dirlo così, però mi rendo conto che in questi libri è vero che si parla di si parla appunto di povertà, si parla di nuove opportunità, di scappare in un altro paese, imparare nuove lingue, crearsi una vita migliore. Questo è lo scopo che hanno tutti questi libri, questi autori cercano sempre di dare speranza al lettore, perché magari ho ricevuto questi messaggi da questi libri. Io ho dato sia a questo sia ai precedenti libri che ho letto dello stesso genere 3 o 4 stelle. E è vero che in ogni libro c'è anche un altro messaggio. Magari mi ricordo che nello scorso libro che ho letto di questo genere qua si parlava anche di immigrazione. Quindi è vero che ci sono anche temi diversi, però dall'altro lato hanno comunque dei punti in comune, molto molti punti in comune, però mi rendo conto, parte 800.000, questa cosa si può anche dire dei fantasy, per esempio, ci sono tantissime storie diverse fantasy, tipi di scrittura diverse, bla bla bla, è vero, distinguiamo i fantasy, cioè ci sono fantasy e fantasy, però ci sono tantissimi punti in comune tra il genere fantasy, così come accade in questi autori africani. Si raccontano, spesso, spesso si raccontano, altre volte scrivono biografie di magari persone, protagonisti verosimili, però in effetti, cioè in fondo c'è sempre lo stesso. Sempre lo stesso messaggio, forse lo recepisco male io, li ho letti pochi, forse devo allargare un po' i miei orizzonti e leggere altri libri di questo genere, però da quelli che ho letto mi sembra così. Può darsi che mi sbaglio, non lo so. Comunque, io vi consiglio sempre di leggere questo tipo, in particolare questo perché è stato emozionante leggerlo, perché lei lo ha scritto in modo tale da far capire anche come lei si trova, si provava in quei momenti che racconta. Naturalmente c'è un particolar modo, mi ha colpito tantissimo il suo rapporto con il padre, perché effettivamente ecco, un'altra cosa che differenzia questo libro dagli altri è che in questo libro viene spiegato
il rapporto tra la protagonista, tra l'autrice e il padre. Però sono un po' limitata a dire su questa cosa perché potrei fare spoiler su questo aspetto. Comunque io ve lo consiglio perché racconta appunto la storia di questa ragazza che cresce tra le tradizioni del suo paese, della sua famiglia, oppressa dal padre perché era un grande stronzo, però alla fine le ha dato i migliori anni della sua vita. Comunque, io spero che voi possiate comprare, magari non in questo in particolare, anche se consiglio questo in particolare, vi consiglio sempre di comprare un libro di questo genere, tanto, ragazzi, cioè, io li compro solo per, non solo per la lettura, per piacere di leggere, ma anche per aiutare quei poveri ragazzi che vanno sempre in giro con il caldo al mare. Ma non solo, perché in qualcuno incontro anche d'inverno, poverino, morirsi di caldo o di freddo. Aiutiamoli, anche se non sempre è facile, però nel nostro piccolo, essendo noi lettori, possiamo comunque dare una mano anche in questo senso. E niente, io questo l'ho pagato 6 euro forse, 5-6 euro, quindi non è che dovete spendere una cifra. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella per non perdere nessun altro video e fatemi sapere nei commenti se avete mai letto qualcosa del genere e fatemi sapere quali sono le vostre impressioni e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!